Allora, buongiorno, come sapete io sto a fare la campagna elettorale a Vittorio Sgarbi perché ha detto che lui è un ambulante, li rispetta, sono delle persone che non hanno mai chiesto nulla allo Stato, non hanno mai chiesto niente, hanno sempre lavorato, hanno pagato le tasse sotto acqua, freddo, vento, non si sono mai lamentati, anzi, vi dirò di più. I venditori ambulanti sono scesi in sciopero per lavorare, mentre la CGIL sciopera per i diritti e non ho mai visto la CGIL scioperare per i doveri, no? Solo per i diritti. I doveri non ce l'hanno, ce l'hanno solo i diritti. Noi vorremmo lavorare e non scendiamo in sciopero. Il diritto nostro è lavorare. Noi lavoriamo 15 ore al giorno, 8 ore al giorno, 10 ore al giorno, 20 ore al giorno. Noi lavoriamo, non chiediamo. Non chiediamo un cazzo, chiediamo solo che Virginia Raggi ci lasci perdere, che ha rompere i coglioni con le licenze ambulanti che vuol mettere in banca. Ma io dico, no, tante licenze ce l'hanno una famiglia da 100 anni, come la mia, dal 1918, quella del 1946. Io dico una cosa sola, ce n'ho una del 1889, de Missio che poi hanno passato il padre nel 23 e non l'ha potuta prendere perché Missio era minorenne. La licenza andò persa, rimane sempre il fatto, no? Che tu volevi queste licenze per darle a bando. C'è sta gente che è venuta dai campi di concentramento che i fascisti hanno levato la licenza, che le leggi razziali l'hanno riprese, quelli non la venderebbero manco per miliardo, perché la licenza del sangue della famiglia loro, discendenti da. Ma tu perché vuoi levarsi le licenze a sta gente? Io dico una cosa sola, le licenze stanno in vendita, per tassinarlo. Che fa il tassinato? Quando ha finito da lavorare, è arrivato a 70 anni, per la licenza, se la vende e c'ha la liquidazione. Tu impiegato, non l'impiegato che fa? Lavora 45 anni, va a liquidazione, per la liquidazione e campa la pensione. Ma il venditore ambulante, tu perché gliela levi dopo 10 anni? Tu gli voleva la licenza, ora c'ha 50 anni, ti arriva a 60 per andare a pensione, siamo andati perché rimane disoccupato. Scusa, ma la licenza, no, io va, è la liquidazione dopo tanti sacrifici fatti dal lavoratore, no? Poi c'è chi se ne è comprate tre, chi se ne è comprate quattro, sono cassi su, ha messo in vendita. Io ho 5 figli, ce l'ho 6, vuol dire la licenza, io siamo 6, ma qual è sta cosa a te che ti preme tanto da levarla a me per darla alle multinazionali, a Virginia Raggi? A castrata mentale, io dico una cosa sola, ma io dico una cosa sola, ma che vabbè che tu sei un avvocato che si ti difende, io vorrei sapere chi che casa fatto. Uno difende da Virginia Raggi, quanto devi a 2 anni? E il giudice ne va a 3 perché tu non hanno di più perché hai messo l'avvocato Virginia Raggi, che cosa l'ha aggravato? Ecco chi sei, quell'altro castrato mentale de Goia che rompe tanto il cazzo. Anzi, venditori ambulanti, che quando non sarà più eletto e sarà cittadino normale, io quando incontreranno ambulanti, gli schiaffi si sprecano e poi gli farà male al sangue. Sapete che il locale, quello dove Vittorio Sgarbi fa la campagna elettorale, è dei proietti a gusto. Il più bel locale di Roma è di proietti a gusto, che lo dà a Vittorio, sì. Sindaco di Roma, perché Vittorio è una brava persona e tutti i canoni, ho scritto Vittorio Sindaco, tutti scritti davanti e dietro da tutte le parti e gireranno per tutta Roma, sai toccare i venditori ambulanti, ma non te ne vergogni, ma non te ne vergogni, miserabile, ma che ti hanno fatto questa ambulanza? Io vorrei sapere una cosa, no? 18.000 venditori ambulanti con le famiglie, con i figli, con i nipoti. Hai perso 100.000, 150.000 euro da ambulante, ma io ho lavorato pure il voto, pensa che castrato mentale pure io che so, ho dato il voto e ho detto questa è brava, 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 ma per carità, facevano i finti bravi, come quell'altro infame de Grillo che lui attaccava tutti con il dito, li puntava, poi ha toccato il filo, mio figlio è innocente! Mio figlio, lo stupratore è innocente, lo stupratore, magari che danno 30 anni,
E c'hai nessuno difende Renzi, c'è 30 anni perché hai preso perché è stupato. Qui c'è sta l'aggravante dell'ingegnere e il gastolo. Perché così si ti dice qua. Difendo una ingegnere, voglio dire che cazzo fai? Meno male che c'è sta a buongiorno che ha difeso coso, là, come si chiama? Salvini. Ci si andava a insegnare oggi, lo sai che gli davano, per carità, lascia bene. Poi tutti questi che vengono con sta zattera, no? Loro aiuta. Allora uno va, reddito di cittadinanza, lo trovo da cittadini italiani.